l'ultima pancetta, così sopra. E adesso pecorino, così. E il nostro piatto è prontissimo. Molto bene. La cucina quotidiana, buongiorno, ancora fave, il mio orto continua a produrre, io continuo a raccogliere. Oggi ci farò con le fave una pasta tipica della zona del Metauro, della Valle del Metauro, nel Pesarese, i tacconi. Tacconi, pasta fatta con farina di fava e farina di grano. Ingredienti per i tacconi con la fava. Tacconi, un pochino di pancetta. Pomodorini, un peperoncino, dell'aglio, della fava fresca e del pecorino. Cominciamo a sgranare la fava, lessarla e sbucciarla. Ho sbucciato un po' di fava, do una sciacquatina e le metto in acqua bollente qualche minuto, così posso togliere la pellicina molto più facilmente. In padella, un goccino di olio. Aglio e peperoncino, metto a soffriggere. Le fave sono pronte, scolo, raffreddo e poi le sbuccio. Incidiamo la fava, si schiaccia e vengono fuori. È un lavoro lungo, ma bisogna farlo. Ormai la fava comincia a essere. Si comincia a indurire e quindi la buccia esterna è meglio toglierla. Tolgo l'aglio, giù le fave che ho sbucciato, così. Per insaporire ci metto anche un rametto di pinocchio selvatico. Mentre la fava si profuma, prendo tagli i pomodori. Padellino antiaderente, metto a cuocere la pancetta, la voglio far diventare croccante, poi la taglio a pezzettini e la metto sopra la pasta. Ci farà la parte croccante. Così. Buona. Un pochino di sale. Non l'ho messo per niente, sale nell'acqua, eccola che viene fuori come sempre. Ci siamo, pancetta quasi pronta. Metto giù la pasta, pancetta ormai pronta, un pochino croccante, un pochino no. Togliamo dal suo grasso, che proprio bene bene non ci fa. Via il finocchio, che non ci serve più, e dentro i tacconi, così. Vieni qua. Un goccino d'acqua di cottura. E saltiamo un attimo in padella. La pasta è pronta, mettiamo dentro un pochino della nostra pancetta e ci siamo. Ci manca solo il pecorino. Tacconi di fave con fave, pomodorini e pancetta e pecorino sardo. Buon appetito!